concretizzare un po' quel che abbiamo detto. Abbiamo introdotto una serie di concetti, abbiamo studiato il modello matematico a livello teorico, adesso cerchiamo di applicare questi concetti risolvendo dei semplici esercizi. Adesso per cominciare faremo dei casi molto semplici, giusto per inquadrare tutto. Allora, circuito semplice, che vuol dire? Forse il più semplice che riesco a immaginare. Supponete di considerare, vabbè, io avevo anche preparato le slide, ma oggi non è possibile usarle, altrimenti la lavagna diventa necessaria. Supponete di considerare una semplice situazione in cui avete la batteria, una pila, che alimenta una lampadina, quindi collegata ad una lampadina tramite due pili. Allora, come possiamo schematizzare questo semplicissimo circuito da scuola elementare? La pila può essere schematizzata, vi dicevo, da un generatore ideale di tensione che eroga una tensione, chiamiamola E grande, per esempio 1.5 volt, quello che sia la tensione della pila. La lampadina può essere rappresentata da un dipolo resistore lineare con una certa resistenza R, la lascio, diciamo, espressa solo simbolicamente. E poi faccio il collegamento. Il collegamento significa che un morsetto della pila va collegato a un morsetto della lampadina. Andiamo a questo modo, e l'altro morsetto va collegato all'altro morsetto della lampadina. B. Ok. D'accordo. Allora vogliamo risolvere questo semplicissimo circuito. Allora, che cosa dobbiamo fare? Quindi abbiamo due nodi A e B, abbiamo due lati che sono i generatori ideali di tensione e resistore. Allora, definiamo tensioni e correnti per ciascuno dei lati della rete. Allora, chiamiamo I con 1 la tensione e la corrente sul generatore di tensione, ho fatto la connessione del generatore sul generatore, e poi chiamo I con 2 la tensione e la corrente sul resistore. Allora, risolvere questa rete significa trovare le due L incognite, cioè quattro incognite, I con 1, I con 2, I con 2. Devo scrivere le equazioni che abbiamo visto precedentemente. Allora, facciamo. Leggi di Kirchhoff alle correnti. Quante ne possiamo scrivere? N-1, quindi 2-1 fino a prova contraria fa 1. Quindi che dobbiamo fare? Dobbiamo scegliere un nodo a nostro piacimento di questa rete per scrivere la legge di Kirchhoff per quel nodo. Quell'altro nodo non dovrà essere trattato perché la teoria ci garantisce che l'equazione è sovrapponibile. Allora, prendiamo il nodo A, tanto per fissare le idee, e scriveremo per questo nodo meno I1 più I2 uguale a 0. Vi trovate al nodo A la corrente I1 entrante, la corrente I2 uscente, e scriveremo questo nodo. D'accordo? Leggi di Kirchhoff alle tensioni. Quante ne devo scrivere? Sempre 1. L-N-1. 2-2-1. Alla fine, sempre 1 fa. Beh, qui c'è poco da dire. Abbiamo due, se volete, il grafo di questa rete, possiamo fare qui. Due nodi e due lati orientati, questo è il lato 2 e questo è il lato 1 non orientato alla corrente, così. Questo è il grafo della rete, no? Orientato secondo le corrente. Vabbè. Quindi c'è poco da dire, c'è una maglia in questo circuito che è fatta da 1 e 2, non c'è molto da dire. Quindi scriverò la legge di Kirchhoff a questa maglia. Ok? Beh, facilmente vedo che posso scrivere I con 1 meno I con 2 uguale a 0.
come lo fanno. Caratteristiche. Ne devo scrivere due, tante quante sono i lati della rete. Allora, per quanto riguarda il dipolo generatore ideale di tensione, che cosa scriverò? Poiché la freccia della tensione V1 punta dove c'è il più del generatore ideale, la caratteristica si scrive U con 1 pari a E grande. Ok? Per quanto riguarda il resistore, poiché ho fatto la convenzione del generatore, dell'utilizzatore sul resistore, la caratteristica sarà V con 2 uguale R per V con 2. Questo è il modello matematico della rete. Volendo lo possiamo formalizzare in termini matriciali. Allora, diciamo I uguale V con 1, V con 2. V uguale V con 1, V con 2, cioè i vettori di corrente e di tensione. Allora, questo lo scriveremo. 1, 1 per 1, 2 uguale 0. Questa è la matrice A praticamente. Questo lo scriveremo 1 meno 1 di con 1 di con 2 uguale 0. Questa è la matrice B. Per quanto riguarda le caratteristiche, allora la prima la scriviamo in questi termini. Vedete, io devo scrivere V con 1 uguale grande, quindi scrivo 0 per I1 più 0 per I2, perché le correnti non ci sono in queste caratteristiche, più 1 per V1 più 0 per V2 uguale E grande. Okay? Qui invece che cosa scriverò? Questa la devo, questa è omogenea, questa la devo riformulare termini per essere coerente, no? V con 2 meno R per 2 uguale 0. Quindi scriverò 0 meno R 0, 1, 0. Trovate? Questa è la matrice M, questa è la matrice N del modello complessivo. Chiaro? Mi trovate? Questo sarebbe A per I. Sarebbe A per I uguale 0, questo sarebbe B per B uguale 0, questo sarebbe N per I più N per B uguale 0. Okay. Quindi questo, diciamo, fa vedere in questo caso particolare cosa succede a queste matrici. Ok? Volendo posso mettere tutto in un'unica matrice di tableau. In questo modo, metto insieme i vari pezzi, no? Così come abbiamo fatto prima. Allora, qua ci abbiamo 13 tableau nel mio circuito. Ho messo tutto insieme, vedete, se volete la ripartizione che abbiamo fatto prima, questo è A, questa è la matrice di zeri, matrice di zeri B, M, N, poi abbiamo I, V, 0, 0, potete ritrovare qui esattamente quello che in generale abbiamo visto, in questo caso. Allora, a questo punto il passo successivo è quello di trovare la soluzione. Intanto dovremmo studiare l'esistenza e l'unicità, quindi dovremmo studiare l'invertibilità della matrice di tableau.
potete vedere voi per esercizio che se la resistenza è strettamente positiva, non è zero, allora la matrice effettivamente è invertibile. Non è difficile vedere. Per inciso, noi tratteremo praticamente esclusivamente casi in cui i circuiti sono univocamente risolti. I casi in cui ciò non avviene sono casi sostanzialmente patologici, in cui c'è qualche problema. Vedremo alcuni di questi casi, giusto per segnalare la loro esistenza, ma praticamente nella totalità dei casi di nostro interesse, i circuiti saranno univocamente risolti, anche negli esercizi che faremo, all'esame e così via. Casi patologici non capiteranno. Però è bene sapere che esistono, poi ne discuteremo anche. Quindi assumiamo questa matrice invertibile, quindi la soluzione esiste unica, penso che R sia strettamente risolto. E poi dobbiamo trovare la soluzione. Allora, qui possiamo fare in vari modi, dobbiamo risolvere quel sistema di equazioni lineari. Allora, chi di voi ha la calcolatrice, quella bella, può mettere la matrice 4x4 nella calcolatrice, preme INV e ha risolto il problema. Funziona, per carità, va benissimo. Altra possibilità è quella di risolvere sostituendo all'indietro, con le sostituzioni all'indietro, questo sistema, no? Cioè il classico modo. Per esempio, usando questa seconda modalità, quello che facciamo, prendiamo questo sistema di equazioni, quello di partenza, che abbiamo formalizzato matricialmente in questo modo, prendiamo questo sistema di equazioni e sostituiamo all'indietro le equazioni per trovare la soluzione. Allora, in pratica, prendiamo queste due e le sostituiamo qui dentro, nelle precedenti. Che cosa viene? Meno i 1 più i 2 uguale a 0, poi al posto di più 1 ci metto i grande, meno al posto di B2 ci metto R2 e 2, beh, queste le ho sostituite all'indietro, quindi non le riscrivo. Ho preso queste e le ho sostituite qui dentro. Da qui che cosa ottengo? Ottengo che I2 è pari a E diviso, se lo chiamo R2, si chiama R, quindi si chiama R2, E diviso R, ok? Da qui ho convertito immediatamente. I1 è pari a I2, da qui, ancora E diviso R. Poi abbiamo, adesso riprendendo queste equazioni che avevo sostituito all'indietro, di comunque uguale grande, e poi V con 2 è pari a V con 1, quindi V con 2 è pari a V con 1. Questa è la soluzione. Quindi ho preso parte delle equazioni, le ho sostituite all'indietro, ho trovato i valori, le ho risostituite e questa è la soluzione. Quindi questa è la soluzione. Quindi scopro che in questo circuito circola una corrente particolare pari a E grande diviso R. Quindi sono in grado di sapere, di valutare, di trovare qual è la corrente che circola nella mia lampadina. Volendo io posso risolvere questo esercizio anche con un metodo, diciamo, grafico, più non diciamo più o meno cosa, ma il metodo grafico. In che senso? Allora, questa è una procedura che sistematica funziona sempre. In questi casi semplici, in cui ci sono due bipoli che si affacciano l'uno verso l'altro, come in questo caso, io ho la pila e la lampadina collegati così. In tutti questi casi io posso adottare un approccio, diciamo, più semplice, che è il seguente. Le leggi di Kirchhoff, vedete, impongono che le due correnti, le due tensioni debbano essere uguali secondo i riferimenti che uscivano. Vedete? Quindi diamo I questo valore comune, il corrente, mettiamo V il valore comune di tensione. Quindi ripeto quello che sto facendo, sto cercando di farvi vedere un modo alternativo, grafico, di risolvere lo stesso identico sistema di equazioni. Il modello matematico quello è, non cambia, può cambiare il modo con cui approccio la sua soluzione. Quindi questo, se volete, è il terzo che vediamo,
primo è l'inversione della matrice con l'indice della calcolatrice, il secondo è la sostituzione di indietro che abbiamo visto, il terzo è il metodo grafico che vi sto proponendo, ma il sistema di equazioni è ovviamente lo stesso. Allora, quindi dicevamo, le prime due equazioni mi garantiscono che le due tensioni e le due correnti sono uguali, chiamo I e V valori 1, ok? E così ho garantito la validità di queste equazioni. Adesso devo imporre queste altre due e lo faccio, come vi dicevo, graficamente. Perché? Il fatto di avere un unico valore di corrente di tensione comune di due poli mi permette di rappresentare sullo stesso grafico, per esempio tensione e corrente, entrambe le caratteristiche. Questa caratteristica di con 1 uguale grafico sarebbe questa. Ok? Vi trovate? Questa caratteristica V2 uguale R per I2 su questo piano diventa questa, quella del passo dell'origine densa R, non come sempre. Qual è la soluzione del circuito? Ovviamente questo punto di intersezione. Ma perché? Perché quello è l'unico punto in cui sono soddisfatte tutte le equazioni del modello. Queste le abbiamo imposte imponendo lo stesso valore di tensione di corrente, quindi riportando, se volete, entrambe le caratteristiche sullo stesso piano. Questo è il luogo dei punti in cui sono soddisfatta la caratteristica del primo bipolo. Questo è il luogo dei punti in cui è soddisfatta la caratteristica del secondo bipolo. Questo è l'unico punto in cui sono soddisfatte entrambe le caratteristiche. E quindi è l'unico punto che risolve tutte le equazioni del modello matematico. E quindi è la soluzione del modello matematico. La stessa che abbiamo trovato chiaramente per via analitica precedente. Ok? Quindi le equazioni sono le stesse, i metodi per risolvere possono cambiare, evidentemente a seconda delle equazioni. Va bene. Facciamo rapidamente un altro esempio, giusto un pelino più articolato. Posso cancellare qui? Sì, è chiaro? Cancelliamo. Questo è un circuito un pelino più articolato, ok? In cui abbiamo tre nodi, punti A, B, C, che qui identificato, e quattro lati. Che sono i quattro bipoli riportati qui. C'è un generatore ideale di tensione, un generatore ideale di corrente e due resistori. Alcuni valori sono assegnati. Vogliamo risolvere questo esercizio, ok? Allora,
descriviamo le leggi di Kirchhoff alle correnti, alle tensioni e alle caratteristiche. La procedura è sempre la stessa. Allora, leggi di Kirchhoff alle correnti. Quante ne dobbiamo scrivere? 2. 2n-1. Qui abbiamo 3 nodi, quindi dobbiamo scrivere 2 equazioni. Ne scegliamo 2, per esempio i nodi A e il nodo B. L'equazione al nodo C non la scriveremo perché, come già ricordavamo, la teoria ci garantisce che l'equazione per il nodo C sarà linearmente dipendente dalle precedenti. Lo potete anche verificare, non ho problemi. Allora, il nodo A, che cosa scriveremo? Ditemi voi, che scriveremo? Forza. Sì? Uguale 0, esatto. Allora, più I con S più IR1 uguale 0. Infatti al nodo A le due correnti che interessano il nodo A, I con S e IR1, sono entrambe uscenti, vanno per cosa. Sul nodo B invece cosa scriverò? Allora scriverò meno I con S meno IR1 più R2 uguale 0, giusto? Mi trovate? Ok, benissimo. Provate a scrivere la legge sul nodo C e verificate che sia linearmente dipendente dalle precedenti, giusto per levarsi ogni scuola. Allora, leggi di Kirchhoff alle tensioni. Quante ne scriveremo? Dobbiamo individuare due maglie, va bene, qui lo si vede facilmente, no? Una maglia potrebbe essere questa, un'altra maglia potrebbe essere questa. Facciamolo con grafico, così giusto per usare la notazione che abbiamo visto anche teoricamente. Allora, facciamo il grafo del circuito. Allora, il grafo è fatto dai nodi del circuito e i lati del circuito, che è l'intervento. Allora, noi abbiamo un lato fra A e C che sarebbe la corrente I con S, giusto? Vabbè, diciamo I con S per ricordarci che il bipolo è I con S, giusto per usare questa notazione. Poi abbiamo fra A e B il bipolo R1 orientato come corrente così, giusto? Poi fra B e C ho questo bipolo qui che sarebbe il bipolo R2 orientato in questo modo, sarebbe 2, e poi ho ancora un altro bipolo sempre tra B e C orientato in questo modo che sarebbe il S, d'accordo? Quindi questo è il grafo orientato associato al circuito di partenza, in cui, come già abbiamo commentato, perdo completamente nozione di cosa sono i vari bipoli, so solamente che essi sono interconnessi in un certo modo. Ok? Allora, di questo devo trovare un albero e un coalbero, ho varie scelte, allora A, B, C. Allora, per esempio, posso scegliere come albero questo, questo e questo, come rettangolo così, ok? Questo e questo, preso come albero, e soddisfa, diciamo, le condizioni di albero perché contiene tutti i nodi e non chiude mai, quindi è un albero. E il coalbero sarà questo che sto tratteggiando qui e questo che sto tratteggiando qui. Ok? Allora, le maglie quindi come le trovo? Avremmo dovuto fare un'altra scelta, per carità, questa è una possibilità tra le varie ammissioni. Bene, dicevo, come posso trovare le maglie? Prendo un lato di coalbero, ricordate, alla volta, e poi chiudo una maglia secondo il percorso che seguono il mio albero. Quindi in particolare prendo questa maglia e poi chiudo, prendo questo lato del coalbero e poi chiudo questa maglia attraverso i lati dell'albero. Quindi questa sarà la prima maglia che oriento come lato di coalbero. Ok?
Trovate? Analogamente la seconda maglia sarà questa. Prendo questo lato di qua albero e chiudo la maglia con questo lato qui dell'albero. Quindi sarà questa la seconda maglia. Trovate? Questa la chiamo alfa, questa la chiamo beta. Allora, qui su alfa che cosa scriverò? Scriverò, guardo direttamente il grafico, VR1 più VR2 meno V con S uguale a 0. Lo vedete? Maglia alfa, VR1, come? VR1 più VR2 meno V con S uguale a 0. Lo vedete? Sarebbe questa la rimorca più. Invece per beta scriverò V I con S più V R2 uguale 0, giusto? Trovate? Servono le caratteristiche. Allora, generatore di tensione. La tensione punta dove c'è il più e quindi la caratteristica è V con S uguale E con S. Generatore di corrente. La freccia punta dove c'è la freccia. Quindi la caratteristica è I con S uguale I con S. D'accordo? Resistore R1, ho fatto la convenzione dell'utilizzatore, e quindi la caratteristica è VR1 uguale R1 per IR1. D'accordo? Resistore R2 idem, avendo sempre fatto la convenzione dell'utilizzatore, ecco la caratteristica IR2 uguale R2 per IR2. Questo è il modello matematico della rete in questione, ok? Fatto di 2L equazioni, cioè 8 equazioni, nelle 2L incognite corrente e tensione. 8 equazioni in 8 incognite. Allora, anche qui possiamo metterlo nella forma di tableau. Allora, ve lo fate voi per esercizio, veramente una banalità, si tratta di costruire vari pezzi delle matrici come abbiamo fatto prima, insomma, non penso che sia difficile per voi. Provate a farlo. Quindi potremmo mettere tutto in una unica matrice, invertire la matrice, supposto invertito come in questo caso si chiama patologici, e trovare la soluzione. Ovvero, come abbiamo fatto prima, possiamo procedere per sostituzione all'indirizzo. Allora, che cosa facciamo? Prendiamo queste equazioni, le caratteristiche, e le sostituiamo all'indirizzo qui dentro. Quindi adesso sto cercando di risolvere questo sistema di equazioni col metodo della sostituzione. Allora, prendiamo questo e lo mettiamo qui, vediamo cosa vuole. Allora, V I con S, V I con S, più, al posto di VR2 ci metto R2 e IR2, uguale a 0. Al posto di VR1 ci metto R1 e IR2. R2 IR2, sto sostituendo come vedete, meno a posto di P con S ci metto proprio con S. Ok? Poi ho qua meno a posto di I con S ci metto I con S grande, meno I con S grande, meno IR1 più IR2 uguale 0, poi ho I con S più I R1 uguale 0. Quindi ho preso queste,
e le ho sostituite qui dentro. Chiaro? Allora, procediamo. Allora, adesso che faccio? Qua ci sono dimenticato quale azienda. Adesso combino queste due, d'accordo? Perché mi rendo conto che combinando queste due riesco a risolvere per una delle due equazioni. Queste sono due equazioni delle due incognite, gli R1 e gli R2. Allora, che cosa faccio? Qui trovo IR1 uguale meno non S grande più IR2. Ok? Sostituisco qui dentro, quindi ottengo meno R1 di non S grande più R1 di IR2 più R2 di IR2. Sempre meno e con S uguale a 0. Quindi ho sostituito questa qui dentro, se non ho fatto errori, credo di non aver fatto errori. Trovate? E poi queste, vabbè, le lascio tale quale, non le riscrivo, ma le riporto là. Ok? A questo punto da questa relazione posso ricavare IR2. Allora, IR2 uguale, la metto in evidenza qui, porto all'altra parte, quindi abbiamo E con S più R1 E con S diviso R1 più R2. Ok? Allora facciamo il campo a questo punto, perché abbiamo i valori numerici questa volta da sostituire, quindi abbiamo un volt più un ohm più un ampere, sì, che fa ancora un volt, quindi sono due volt che hanno un valore, diviso 3 ohm, quindi viene 2 terzi di ampere. D'accordo? Magari lo riporto sull'altra lavagna, questo è R2 uguale R2 uguale 2 terzi di ampere. Allora, adesso sostituiamo questo valore nelle altre equazioni e troviamo tutti gli altri valori. In particolare R1, vedete da qui, è pari a meno con S più IR2, quindi meno 1 ampere più 2 terzi di ampere, quindi fa meno un terzo di ampere. Trovate? IR1 uguale meno un terzo di ampere. Poi proseguiamo con le correnti. A questo punto I E con S è pari a meno IR1, quindi I E con S uguale a meno un terzo, quindi più un terzo di ampere. Trovate? E poi I con S era già segnato qui dal valore della da un capito, quindi non è se pari a 1 ampere, no, cioè non vanno di meno, no, guarda di controllare i valori di torno, bene, queste sono le correnti, vediamo le tensioni adesso. Allora, vabbè, I e con S, la tensione sul generatore di tensione è pari proprio ai con S, quindi è 1 ampere, è un volt, già lo conosciamo. Poi V I con S, ma che cosa no? V I con S, vediamo un po' dove sta, ecco, V I con S viene pari a meno R2 per IR2.
R2, IR2 è 2 terzi di ampere, R2 è 2 ohm, poi c'è il segno meno, quindi viene meno, meno 4 terzi di volt. IR1 è pari a R1 per IR1, e quindi un ohm per meno un terzo di ampere, quindi viene meno un terzo di volt. Trovate? IR2 analogamente pari a R2 per IR2, quindi viene 4 terzi di volt, che è la resistenza dei due, è 2 ohm. 2 per 2 terzi. Vabbè. Allora, salvo errori, questa è la soluzione. Adesso però facciamo una verifica. Allora, quindi abbiamo risolto il nostro semplice circuito. Abbiamo trovato tutte le tensioni e tutte le cose. Vi invito a provare a fare l'inversione a matrice tableau in modo tale da convincerci che non ci sono problemi in questo circuito. Allora, a questo punto abbiamo tutte le tensioni e tutte le correnti. Possiamo fare, per esempio, un calcolo delle potenze assorbite dai dipoli della rete per verificare, la conservazione delle potenze, che già sappiamo essere una cosa certamente valida, in quanto le leggi di Kirchhoff sono certamente valide, le abbiamo imposte noi. Allora, osserviamo che su tutti i dipoli della rete abbiamo fatto la convenzione dell'utilizzatore, vedete? Questo, eccetera. Quindi la potenza assorbita è pari esattamente al prodotto V per I su ciascuno dei dipoli. Allora, facciamo questo. Potenza assorbita da E con S pari a V E con S per I E con S. Un volt per un terzo di ampere fa un terzo di watt. Con S, potenza assorbita dal generatore di con S, la definizione è sempre quella, viene meno 4 terzi per 1, quindi viene meno 4 terzi da 1. Ok? La potenza assorbita dall'R1 è pari a meno un terzo per meno un terzo, cioè fa un nono di watt. Trovate? La potenza assorbita da R2 è uguale a BR2 per IR2, 4 terzi per 2 terzi, fa 8 nono, giusto? Trovate? Fare di controllare i valori, un terzo. Queste sono le potenze assorbite dai vari dipoli. Allora, la prima cosa che possiamo verificare è che la somma faccia 0, evidentemente. E infatti, se io faccio la somma, 8 noni più 1 nono fa 1, o più 1, un terzo meno 4 terzi fa meno 3 terzi, cioè meno 1, faccio la somma, viene 0. Quindi effettivamente la somma di tutte le potenze assorbite dai dipoli della rete è pari a 0. Se mi fosse venuta una cosa diversa da 0 avrei fatto certamente un errore di calcolo, perché la teoria mi impone che il risultato venga a 0. Quindi se anzi in un esercizio facendo questo calcolo mi viene una cosa diversa da 0, avrei certamente sbagliato, ritornato indietro. A questo proposito mi trovo, vi dico anche questa cosa, negli esercizi, in particolare negli esercizi di esame, non tutti gli errori di calcolo hanno lo stesso peso. Ci sono gli errori di calcolo veniali, in cui, tanto per dire, invece di venire 2 terzi viene 2 quarti, tanto per dire, vabbè, avete sbagliato, poco male. Ma se fate un errore di calcolo che porta a la rottura di un vincolo teorico, quello è un errore di calcolo grave. Se cioè voi mi scrivete che la somma delle potenze non fa 0, e quello sì è un errore di calcolo, ma un errore di calcolo molto grave, perché sottintende una
una lacuna teorica sotto, chiaro? Bene, quindi questo è il, diciamo, la verifica. Possiamo fare un'altra osservazione. Beh, intanto, vabbè, possiamo anche divertirci a spacchettare le potenze inassorbite erogate, come abbiamo fatto in occasione della dimostrazione, vabbè, ma non è particolarmente istruttivo. Quello che voglio far osservare però è la seguente cosa. Allora, per quanto riguarda PR1 e PR2, cioè le potenze assorbite delle resistori, queste vengono positive e deve essere così, perché i bipoli R1 e R2 sono bipoli passivi, anzi strettamente passivi, perché la resistenza è strettamente maggiore di 0. Quindi deve essere così, la potenza deve venire esattamente così. Viceversa, gli altri due bipoli, ossia i generatori di ali tensione e quello di corrente, sono bipoli attivi. Bipolo attivo, vedete, non significa che la potenza debba essere per forza minore di 0, potenza assorbita. In altri termini, un bipolo attivo può erogare potenza, ma può anche assorbire la potenza. Dipende dalla situazione di funzionamento. Quindi, mentre un bipolo passivo deve sempre per forza assorbire potenza positiva, quindi può solo fare questo, può solo assorbire potenza, un bipolo attivo può sia assorbire che erogare potenza. Dipende dalle condizioni di funzionamento. E in effetti, in questo caso, è proprio così, vedete. Il generatore di corrente sta assorbendo una potenza negativa, che vuol dire che sta erogando una potenza positiva, no? Ricordate, c'è il segno meno, la potenza assorbita erogata. Quindi ci sta mettendo lui del suo. Viceversa, il generatore di tensione sta assorbendo una potenza positiva, come fosse un resistore, tra virgolette, come suo punto di vista. Quindi tutto il lavoro sporco, diciamo così, lo sta facendo il generatore di corrente. Il generatore di tensione sta assorbendo anch'esso potenza.